Nel 1939 c'era un interrogativo che circolava per l'Europa quando venne invasa Danzica dai tedeschi, dai nazisti. Morire per Danzica? Punto di domanda. Partì dalla Francia, poi circolò. Il timore era naturalmente lo scatenarsi di una guerra mondiale e poi sappiamo com'è andata. Adesso, molto più ridicolmente, la domanda che sembra circolare è: arrossire per Danzica oppure vergognarsi per Danzica? Perché? Perché domenica prossima a Danzica l'Italia comincia i suoi europei affrontando la Spagna, campione d'Europa. Bene, la Spagna è insieme alla Germania una delle favorite. Io credo che sia un europeo aperto, un po' per il livellamento, si gioca abbastanza male, un po' perché si è visto con le coppe europee, la Champions essenzialmente, insomma le sorprese sono all'ordine del giorno, e un po' perché tutto sommato forse potrebbe valere qualche motivazione in più per squadre come l'Olanda o l'Inghilterra, per esempio. Però insomma rimane il fatto che la Spagna è oggettivamente una delle favorite, anche se è roba di ieri, ha faticato a battere la Cina, insomma sono amichevole per quello che vale. Detto questo, è curioso che la questione in un paese disastrato come l'Italia sia quella di andare o no agli europei. Io la vedrei in un altro modo, forse la domanda è quella che ha posto Monti: vogliamo sospendere il calcio? Lui ha detto per 2 o 3 anni all'ingrosso. Un anno fa, io, quando sono scoppiate le prime notizie sullo scandalo scommesse, dissi che forse andava sospeso il campionato per un anno per rimettere le cose a posto, e mi riferivo al campionato addirittura di Serie A, perché poi è quello che fa effetto. Adesso discutere sull'andare o non andare agli europei è un po' di lana caprina, perché sono innocenti i nostri eroi? No, il calcio è molto malato. Perché è tutto malato? Beh, è malato in buona parte, ma insomma fino ad arrivare a trovare 20-23 persone che vadano a rappresentare l'Italia in Polonia, a Danzica, in Ucraina, se vanno avanti con il loro percorso negli europei, forse si trovano. Buffon mi dispiace, Buffon si dimostra che scommette a casa o per prudenza a casa fin da adesso, se vogliamo, sarebbe una forma di pulizia preventiva. Nessuno dice che abbia commesso dei reati, non è indagato penalmente, ma se ha scommesso ed ha scommesso sul calcio non poteva farlo. Non solo, ma sono troppi anni che circola questa storia del grande scommettitore, come c'era il grande vecchio, adesso c'è il grande scommettitore e tutti gli indizi confluiscono sempre su Buffon, quindi insomma la cosa, diciamo così, mi puzza. Aggiungete che la difformità di trattamento fra Criscito e Bonucci fa un po' ridere, come Criscito fuori e Bonucci detto, via a casa tutti e due. Quindi Prandelli dovrebbe rifare una nazionale sulla base di chi è insospettato o dice: io mi prendo tutte le responsabilità perché sono innocente su tutto e non posso essere assolutamente nemmeno chiacchierato. Ecco, troviamo 23 persone di quel genere. Qual è la contropartita? Che la federazione potrebbe patteggiare all'incontrario e dire: sì, ma se viene fuori e invece tu che mi dici coram populo che sei innocente su tutto, non c'entri nulla con nessuna porcata, né in termini di giustizia sportiva né in termini di giustizia penale, ci mancherebbe altro. Bene, se invece risulti colpevole anche solo di aver violato la normativa sportiva, io ti quadruplico la pena. Beh, insomma, sarebbe interessante vedere chi dice: no, io mi dispiace, non c'entro niente, quindi rischio anche un patteggiamento di questo genere. E il discorso sul patteggiamento ci porta alla giustizia sportiva. Adesso, grandi patteggiamenti e richieste minime da parte di Palazzi e dell'accusa della giustizia sportiva nei confronti, nei processi già iniziati, oggi pomeriggio ne inizia, oggi lunedì ne inizia un altro, ma insomma, prime richieste molto flebili per chi ha patteggiato, cioè i cosiddetti pentiti, no? E in parte dissociati, invece grandi richieste di pene per chi non confessa. Strano modo, per carità, è un modo ripreso dalla giustizia penale, però attenzione, è rischiosissimo un meccanismo di questo genere, come è rischioso che la famosa omessa denuncia, che era un cardine della giustizia sportiva, passi quasi nel dimenticatoio. Sì, omessa denuncia, ti diamo un giorno di pena, ti leviamo la merenda, no, omessa denuncia. E da qui si comincia per battere una mentalità mafiosa, quindi c'è molto lavoro da fare. Nel frattempo si giocano gli europei e, come avrete notato già sui giornali, non si parla più delle scommesse. Poi, appena verranno fuori altre notizie, se ne riparlerà. Ma insomma, l'impressione è che gli europei e il calcio mercato, per certi versi soprattutto, scaccino dai giornali e dai media le notizie sullo scandalo delle scommesse. Sarà così? Lo vedremo tra poco.